Ciao a tutti, bentornati, benvenuti su Fanat Gogo Reloaded. Si avvicina il 29 giugno e il 29 giugno Roma celebra i patroni della città, e cioè San Pietro e San Paolo. E questa festa per noi romani è importantissima, è come il Natale, è come la Pasqua, e ogni anno si organizza di solito qualche scampagnata, qualche cosa di particolare, di divertente soprattutto. E però sembra che questa volta il programma per il 29 giugno attualmente ancora non è stato comunicato dal comune, e sembra come se quest'anno non si volesse organizzare nulla. Ma dobbiamo aspettare, anche perché io sto registrando il 26 di giugno, quindi c'è un po' di tempo. E comunque è tradizione che, almeno nella Basilica di San Paolo, che è proprio fondamentale per questa festa, ci siano sempre delle bancarelle allestite sulla Via Ostiense, che praticamente costeggia, chi è di Roma lo sa insomma, costeggia la Basilica di San Paolo, appunto, che è una meta di turisti. Nel scorso anno, negli anni precedenti, ho realizzato un vlog e l'ho anche riproposto, in cui io appunto mi trovavo in queste bancarelle, insomma stavo facendo diciamo un tour, possiamo dire, ma quest'anno volevo fare qualcosa di diverso. Infatti abbiamo una pillola dedicata alla Basilica di San Paolo, perché è appunto è fondamentale, quindi faccio altro che darvi la linea. Grazie a tutti alla visione e alla prossima, ciao a tutti. La Basilica di San Paolo si trova lungo la Via Ostiense, nel rione omonimo, presso la sponda sinistra del Tevere, a circa 2 km fuori le mura aureliane, uscendo da Porta San Paolo. Sorge nel luogo che la tradizione designa come luogo di sepoltura dell'Apostolo Paolo. La tomba del santo si trova sotto l'altare papale. Per questo nei secoli è sempre stata meta di pellegrinaggi. Dal 1300, data del primo anno santo, fa parte del percorso giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si celebra il rito dell'apertura della Porta Santa. La Basilica di San Paolo si rivelò nel tempo insufficiente per le folle di pellegrini che vi si recavano. Era molto più piccola della contemporanea Basilica di San Pietro. Fu poi completamente ricostruita durante il regno congiunto degli imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano II, e questa struttura rimase pressoché intatta fino al disastroso incendio del 1823. Sotto il pontificato di Papa Gregorio I, la basilica fu radicalmente modificata. Il livello del suolo è stato rialzato, in particolare nell'area del transetto, per creare l'altare direttamente sopra la tomba di Paolo. La notte del 15 luglio del 1823 scoppiò nella basilica un incendio che durò circa 5 ore, distruggendone buona parte. L'incendio fu causato dalla negligenza di uno stagnaio che, dopo aver riparato la grondaia della navata centrale, dimenticò acceso il fuoco che aveva utilizzato per i lavori. Allertati, i vigili del fuoco sono arrivati in circa 2 ore. Il transetto aveva miracolosamente resistito al crollo di parte delle navate e alle altissime temperature dell'incendio, conservando così anche alcuni mosaici. Per ora è tutto, grazie a tutti per la visione di questa mini pillola e al prossimo. Ciao a tutti!